Attenti! Oggi per fare una piccola manifestazione, ma era anche informale, non proprio con tutti i criteri crismi, per valorizzare il posizionamento del comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo con una sezione staccata del distaccamento balneare di Rosolina, con la consegna delle chiavi dal signor sindaco del comune di Rosolina al signor comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Buongiorno a tutti e benvenuti. Un saluto a tutte le autorità, al nostro prefetto. Oggi per me e per noi come amministrazione comunale è veramente un giorno speciale, perché fa piacere avere organizzato questa semplice ma efficace manifestazione proprio per dare un segno soprattutto verso le persone, i civili, verso i bambini che stanno ascoltando, per la presenza sul territorio del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Dico sempre che i Vigili del Fuoco sono per me una seconda famiglia, perché ho visto con quale amore voi, dico seconda perché la prima per me è quella dell'Arma dei Carabinieri, da figlio dell'Arma dei Carabinieri, quindi non voglio offendere nessuno. Lo dico perché vedo con quale passione, con quale amore si fa la propria professione. Spesso si legge quante persone proprio che hanno la divisa cucita addosso, anche fuori dagli orari di lavoro, fanno dei salvataggi che rendono onore a voi tutti. Quindi per noi siamo onorati oggi di fare con voi questa manifestazione, proprio per far capire alla gente quanto è importante la vostra presenza. Quindi grazie di nuovo e soprattutto una buona giornata e una buona estate a tutti voi. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro che dà inizio a una nuova stagione dell'intervento dei Vigili del Fuoco sul territorio. Saluto in modo particolare anche al prefetto. Devo dire che quando mi sono insediato al comando di Rovigo poco più di 2 mesi fa, sapendo di questa struttura, ho pensato proprio la necessità di implementare il servizio. È un'iniziativa che nasce qualche anno fa e che con il comune continuiamo a supportare, perché il presidio anche nelle aree, in modo particolare nelle aree turistiche, è fondamentale. I Vigili del Fuoco sono la componente fondamentale, dice il nuovo codice della protezione civile, ma lo diceva anche quello vecchio, del sistema di protezione civile nazionale. Questo non è cambiato, per fortuna, e noi siamo felici di questo, insomma, lo dico da assessore alla protezione civile della regione Veneto. Intanto buongiorno a tutti e grazie veramente a tutti per essere qui. È chiaro che la mia presenza, ma la presenza di tutti noi oggi, testimonia proprio la vicinanza dello Stato, la vicinanza innanzitutto alle comunità e chiaramente all'amministrazione comunale, ma sono qui anche per testimoniare e ringraziare la grande sensibilità dimostrata dalla regione su questo argomento specifico, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che anche, come diceva il comandante prima, con spirito di sacrificio hanno messo in campo le risorse necessarie per poter garantire un servizio sul territorio che sia efficiente, efficace.